tutti ragazzi, siamo arrivati al 31 dicembre, ultimo giorno dell'anno. E ragazzi, sono iniziati i Brawlers Awards e ovviamente non posso mica presentarmi così ai Brawlers Awards. Non sia mai che mi nominano come uno dei migliori a fare le reaction del Bro Talk. Non sia mai ragazzi, quindi direi di battere le mani al volo e cambiarci. Eccoci qua ragazzi, adesso abbiamo uno stile più consono per i Brawlers Awards di Brawl Stars. Ebbene sì, grazie a voi, al vostro supporto che continuate ogni giorno a seguirmi, ogni giorno a guardare i miei video, a commentare positivamente e a commentare negativamente. Insomma, grazie anche al vostro aiuto e alla mia creatività, siamo riusciti ragazzi a raggiungere un traguardo enorme per questo 2021. Esatto, perché oggi è il 31 dicembre 2021, quindi si chiude l'anno e tra poche ore inizieremo un nuovo anno, dei nuovi obiettivi, un 2022. In questo canale ci saranno nuovi giochi probabilmente nel 2022 che usciranno. Io punterò a raggiungere il massimo con i Supercell Creator, ma soprattutto vorrei andare adesso a guardare insieme a voi un piccolo spezzone della mia reaction in live, della mia nomination ai Brawlers Awards. Ecco come ho scoperto di essere nominato. E tutte le mie teorie. E tutte le mie teorie, perché sono in italiano, ovviamente. Con i premi di tutta la community, premi per questa cosa, i video di quello. Io стрим 4 номинанта на самую лучшую реакцию Bravo Talk. Это у нас Бенти Ван Лэк, OJ, Sparks и Кулатеркс. А это Sparks! И победитель. Значит, сдону ее! Объявляется. Вот я же откиду Sparks. OJ. Supercell asked me to host the Content Creator Awards, and let's just say that sometimes life has its ups and downs. Ah, se non ci credo. No, clippate, clippate, lo devo vedere, clippate. Ma io tra l'altro, ragazzi, vi spiego un po'. Innanzitutto è una cosa bellissima questa, perché incentiva le persone a fare più contenuti su Brawl Stars. Ma quanto ha detto Sparks, io pensavo lui intendesse Sparks con la K, tipo una parola in inglese. Quindi ho detto, non penso, ma che c'entro io? Ho detto, non mi nomineranno mai. Poi ho letto Sparks davvero, ho detto, ma sono io. Reaction Bravo Talk. Ma tra l'altro hanno messo The Bravo Talk Reaction la... Ah, c'era Orange Juice, Tribe Gaming, Orange Juice, Kulador e Sparks. Cioè, sono stato candidato come uno dei migliori campioni, non ci credo, al mondo! L'unico italiano, prima in Italia, prima. Grazie. Giuro, ragazzi, che non ci credevo. Nessuno mi aveva comunicato che potevo essere tra i nominati. Per me è stato un gran onore, innanzitutto vedere nomi grandi come quelli dei Tribe Gaming, quindi Lex, Kairo, Stime. Vedere Orange Juice, vedere Cori, vedere i nomi a fianco a me nominati. Non ho visto bene, ma credo di essere anche l'unico dei creator italiani che è riuscito a raggiungere una nomination. Quindi per me è anche un'emozione forte il fatto di essere uno dei pochi, o forse l'unico, non ne sono ancora molto sicuro, a essere tra gli italiani agli awards di Brawl Stars. È una cosa molto bella e è una cosa che comunque mi spinge a fare di meglio per il prossimo anno. Se ci saranno ancora gli awards, spero di sì. E sicuramente spingerà altri italiani a fare contenuti sempre più originali e per arrivare ai Brawlers Awards del 2022. Vincere sarebbe stata un'emozione pazzesca, quindi vincere tra i Bro Talk Reaction, anche perché, come voi ben sapete, sono ormai un'icona per i Bro Talk italiani, quindi Bro Talk in italiano. Quindi ricevere sul mio punto di riferimento, quindi sui Bro Talk, ricevere una nomination come uno dei quattro, meglio tre perché Orange Juice comunque fa parte dei Tribe Gaming, quindi sono... la stessa cosa, tutto il mondo sui Bro Talk è stato veramente pazzesco. Io voglio ringraziare di cuore tutti e vi auguro un fine anno 2021 al meglio con i vostri parenti, amici, genitori. Vi auguro di iniziare questo 2022 alla grande. E inoltre vi invito anche a venire in live questa sera alle 9, che farò una live dalle 9 fino a dopo mezzanotte, quindi per festeggiare insieme questo fine anno e l'inizio dell'anno nuovo. Faremo un torneo di Brawl Stars, un quiz. Ci saranno delle lettere che voi potrete scrivere e vi lascio il link in descrizione se volete scrivere una lettera a me, che poi leggerò in live. E infine faremo anche l'oroscopo del 2022, quindi in base ai vostri segni diremo cosa dice l'oroscopo nel 2022. Una cosa che abbiamo fatto l'anno scorso, era molto carina, e la rifaremo. Ragazzi, grazie di cuore a tutti, ogni singola persona del mio canale. Come voi ben sapete, io sono un tipo che interagisce molto con voi, quindi se voi commentate io rispondo sempre ai commenti, a meno che il commento non sia primo o secondo, quelli di solito li ignoro. Detto questo, se scrivete commenti utili o commenti normali, io vi rispondo sempre, cerco sempre di comunicare e conoscere i miei iscritti e spero di vedervi anche il prossimo anno, ma soprattutto di vederne anche di più il prossimo anno, in modo di conoscere sempre più persone. Ragazzi, grazie ancora di cuore, un bacio, buona fortuna per questo inizio 2022 e noi ci vediamo per chi viene in live questa sera alle 9 su Twitch. Ragazzi,
Grazie di tutto e grazie a Brawl Stars per avermi dato l'opportunità di essere tra i nominati del Brawlist Award. Quindi ragazzi, da Sparks è tutto, ci vediamo stasera. Bella!